I meteorologi però oggi dicono che dovremmo avere una tregua nel maltempo da nord a sud, ma si tratta, dicono sempre i meteorologi, di una pausa perché quanto prima dovrebbe tornare, ahimè, il maltempo. Si fanno i calcoli, si fanno i conti dei danni. L'occhio va sulle autostrade, su viadotti e via dicendo. Ma noi della situazione del clima vogliamo parlare con un bioclimatologo che, come dire, ci onora per la sua presenza nella nostra trasmissione, ed è il professor Antonello Pasini, che Buongiorno. lavora a Bologna, è stato già ospite nella nostra trasmissione nelle puntate precedenti. Allora, professore, la prima domanda, non le sembri balzana, è impazzito il clima o è impazzito l'uomo? Ma innanzitutto, cosa le devo dire? Ovviamente novembre è un mese sempre molto piovoso, quello che stiamo vedendo però ci sembra l'inizio di alcuni danni che purtroppo potrebbero essere più forti in futuro e non per colpa del clima naturale della Terra, cioè delle fluttuazioni naturali del clima, ma probabilmente per colpa dell'uomo, cioè perché noi abbiamo portato questo riscaldamento globale molto forte negli ultimi decenni, dovuto in buona parte alle emissioni di gas serra, alle nostre deforestazioni e così via. Quindi, diciamo, le forti siccità, ma anche i fenomeni molto violenti di precipitazione sono favoriti da questo riscaldamento che porta più energia nell'atmosfera. E come dico sempre io, l'atmosfera non è come noi che abbiamo il libero arbitrio, l'atmosfera segue le leggi della termodinamica e facendo così non può far altro che scaricare violentemente queste precipitazioni forti, questi venti forti sul territorio, con tra l'altro i danni che poi tutti vediamo, insomma. Ho capito. Senta una cosa, lei ricorderà che negli anni addietro si indicava, come dire, come responsabile, almeno noi profani, anche se siamo giornalisti ma siamo profani in materia, parlavamo di buco dell'ozono come responsabile di tutti i mali, e quando si discuteva il buco dell'ozono, chi sono i killer del clima, oltre all'uomo di cui abbiamo parlato? Ma dunque, il buco dell'ozono è un problema un po' diverso da quello del riscaldamento globale. Noi sappiamo che la fascia di ozono stratosferico ci protegge dai raggi ultravioletti duri del sole e questo buco è stato creato, abbiamo scoperto, dai cosiddetti clorofluorocarburi, cioè dei composti che stavano nelle bombolette spray, nei cicli refrigeranti. Nel momento in cui ci si è accorti, si è rapidamente giunti ad un accordo internazionale, il protocollo di Montreal, che ha, come dire, messo al bando questi prodotti e adesso piano piano questo buco sta rientrando. Ora, non è che non abbia dei contatti, diciamo, dei collegamenti col riscaldamento globale, ma effettivamente è un altro problema, diciamo, è il problema globale che, di cui si risentiva appunto negli anni 70, quando ancora il riscaldamento globale era agli inizi, insomma. Senta, professore, ma quando voi parlate di, come dire, chiamiamolo perturbamento globale, che cosa intendete esattamente dire con questo globale? Cioè Ma mare, intendiamo. monti, fiumi, tutto. Sì, no, intendiamo dire che le azioni dell'uomo, inizialmente si pensava, no, che la natura non avesse una dinamica, quindi io posso fare più o meno quello che voglio con la natura, tanto la natura non risponde, o comunque l'effetto delle cose che io faccio si vedono qui ed ora, localmente. Mentre adesso con le emissioni di anidride carbonica, l'anidride carbonica si
sparge globalmente su tutto il planisfero e praticamente porta a problemi ovunque, insomma. Quindi non è importante dove noi facciamo qualcosa, perché questo qualcosa va a riflettersi in questo sistema complesso, con tante interrelazioni complesse, un pochino dovunque, dappertutto. Poi questa perturbazione, quindi globale, è chiaro che in ogni luogo si vede con effetti diversi. Non so, desertificazione nella fascia del Sahel, grandi siccità e ondate di calore estive nel Mediterraneo, ma anche irruzioni di aria fredda che quando arriva su questo mare così caldo crea appunto queste precipitazioni violente, fusione dei ghiacci un po' dappertutto, insomma. Quindi voglio dire, questa perturbazione, che uno può pensare sia di varie perturbazioni locali, ma poi in realtà si estende a tutto il mondo, per quanto dicevo, e poi si riflette sui singoli territori in maniera diversificata, ma comunque tutta riconducibile a quella perturbazione globale di cui dicevamo. Bene, senta, l'ultima domanda, professore. Lei ha sfiorato l'argomento quando parlava di una certa, anzi, responsabilità dell'uomo. Lei ricorderà che è stato firmato a Parigi, mi sembra l'anno scorso, un anno e mezzo fa, un importante accordo per la riduzione della CO2, ecco, che è uno dei killer del clima. E poi c'è stata, come dire, la presa di posizione degli Stati Uniti, che con Trump si sono sfilati dall'accordo, e nello stesso tempo anche i cinesi, ecco, non è che si che guardino con occhi benevoli il clima. Lei ritiene che semplicemente attraverso un accordo planetario si possa, come dire, arginare quello che è il degrado dell'ambiente e del clima? Ma guardi, l'accordo planetario, essendo questo un problema globale, è importante. Poi, per quanto riguarda la Cina, direi che non è tanto vero che sta guardando con sospetto le riduzioni di gas serra, tant'è vero che oggi il 50% dei pannelli fotovoltaici viene prodotto in Cina, cioè la Cina sta virando a 180 gradi la sua politica energetica, anche perché c'è stata una grossa spinta dal basso delle persone che insomma erano molto e sono ancora molto stanche del fatto che in Cina si muore effettivamente di inquinamento atmosferico. Quindi confermo quello che lei dice, perché io sono stato a Pechino qualche anno fa e adesso, vedendo le fotografie, vedo che, come dire, molto di quel fumo si è diradato. Sì, infatti, nel senso che questa spinta dal basso ha fatto sì che il governo cinese capisse questa cosa, e tra l'altro, sfruttando il fatto che dall'altra parte dell'oceano c'è Trump che sta facendo queste politiche che, a mio parere, stanno facendo perdere agli Stati Uniti il treno delle energie rinnovabili, è chiaro che si sono buttati su questo fatto, insomma, quindi sul creare energie in maniera rinnovabile. E poi, che dire, è chiaro che in questo momento in cui l'accordo è un accordo un po' a ribasso, perché poi le riduzioni che prevede l'accordo di Parigi ci porteranno a 3 gradi e più di aumento della temperatura, non ai 2 gradi, a 1,5 gradi, ancora meglio, come voleva la comunità scientifica. È chiaro che ognuno di noi deve fare qualcosa, a partire dal proprio stile di vita, innescando circuiti virtuosi dal basso e soprattutto spingendo sui nostri politici perché mettano in agenda questi problemi come problemi prioritari. Tra l'altro sono problemi che richiedono veramente figure di statisti notevoli, perché non è la bassa politica che cerca il consenso da qui a 2 anni, questo è un problema di bene comune che va al di là dell'orizzonte di una legislatura, e quindi io spero che ci sia un accordo di massima almeno sui punti fondamentali. Bene, professore, la ringrazio moltissimo per questa spiegazione. Grazie a lei. E la ringrazio soprattutto per la sua disponibilità. Buona giornata e buon lavoro. Grazie mille, arrivederci.